Ragazze e ragazzi, buonasera. Questo è un video flash, un video blitz, un video brevissimo, perché vi sto parlando degli ultimi tre profumi che mi sono rimasti in vendita. Tutti gli altri, grazie a voi per aver aderito a questa mia iniziativa, li ho venduti quasi tutti. Mi sono rimasti gli ultimi tre che ho intenzione di scontare ancora. Allora, il primo è il Louise Spagnoli. Inizialmente 100 ml di Eau de Parfum, lo vendevo a 30 euro. In profumeria, anzi nei negozi di Luisa Spagnoli, viene venduto tra le 50 e le 70 euro. Io questo lo vendo, lo vendevo a 30 euro. Poi il secondo è il Monoi di Tahiti della Elan. Questo alla scatola è quasi pieno, è un Eau de Parfum. Io lo vendo, lo vendevo a 20 euro, tutto compreso di spese di spedizione. E l'ultimo è il Florence Amber di Roberto Cavalli, anche lui con la scatola, come vedete è pienissimo. Lo vendevo a 20 euro. Quindi facciamo un conto: 30 euro Luisa Spagnoli. 20 euro Monoi di Tahiti e fanno 50 euro, più i 20 euro di Florence Amber si arriverebbe a 70 euro. Se qualcuno li comprasse tutti e tre insieme, potrebbe pagare tutto il trio, diciamo così, a 50 euro, tutto compreso. Profumi e spese di spedizione. Pensateci, vi ripeto i profumi che sono Luisa Spagnoli, Eau de Parfum, che è un profumo di nicchia, Florence Amber di Roberto Cavalli e il Monoi di Tahiti, tutti e tre a 50 euro, comprese spese di spedizione. Il mio video finisce qui, ringrazio per avermi ascoltata e vi do l'arrivederci al prossimo video. Ciao!